Ciao Taminette e Tamini e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. La pasta al pesto di melanzane è un primo piatto con un condimento cremoso e saporito, ideale per un pranzo estivo ricco di gusto e soprattutto molto veloce. Scopriamo insieme la ricetta, ma dopo la sigla! La prima cosa da fare è spellare i nostri pomodorini e per facilitarci il lavoro basta incidere una croce sulla parte sottostante del pomodoro e sbollentarli per circa 5 minuti, dopodiché si spelleranno una meraviglia, naturalmente sempre se vi dà fastidio la buccia, se non vi dà fastidio potete evitare di farlo. Secondo passaggio, dobbiamo preparare le nostre melanzane, solitamente si chiama pesto perché il pesto non è cotto, però io lo chiamo comunque così. Devo tagliare la mia melanzana a tocchetti e la faccio rosolare, quindi appassire per qualche minuto con un filo di olio evo. Quindi puliamo la nostra melanzana. Quindi tagliamo a dadini. Tagliate le nostre melanzane, prendiamo un tegame, un filino d'olio e andiamo a cuocere per qualche minuto. Facciamo appassire leggermente le nostre melanzane, buttiamo la pasta, saliamo, non tanto, non esageriamo perché dobbiamo utilizzare i pomodorini secchi, solitamente quelli sono sapidi. La pasta sta cuocendo, abbiamo pochissimi minuti, seriamente? Quindi, i pomodori inseriamo in un contenitore bello alto per evitare che ci schizziamo tutte, tagliamo in pezzi e aggiungiamo nel contenitore. Pomodori inseriti, inseriamo il basilico fresco, le nostre melanzane, l'aglio e con un mini mixer iniziamo a frullare. Aggiungiamo l'olio a filo, i grilli di noci, i pomodorini secchi, aggiungiamo il sale, il pepe, la ricotta e continuiamo a mixare. Il nostro pesto di melanzane è pronto. La nostra pasta al dente è pronta. Inseriamo il pesto. Mescoliamo. Eventualmente potete aggiungere un po' di acqua di cottura e un filo di olio. Pronti per impiattare? La nostra pasta super veloce col pesto di melanzane è pronta. Andiamo ad assaggiare? Che ne dite? Andiamo! Non resta che salutarci, vi aspetto con la prossima ricetta con le ricette segrete di Tami. Continuate a seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram e sul mio canale YouTube. Vi saluto, ciao, alla prossima! 1, 2, 3, prova! No. Li ho fatti calda per circa, no, io ho già spellato i miei pomodorini, naturalmente la prima cosa da fare